Marca mio. Ma se no il numero No. Siamo con Marco Beccaro, grande protagonista naturalmente della partita. Un tempo la domenica sportiva si diceva, quando gli allenatori perdevano gli incontri, erano dei signori a presentarsi, a commentare. Tu sei stato protagonista appunto della partita, in positivo per tanti aspetti, un po' meno invece nell'occasione del rigore parato. Forse non tutti sanno che tu sei stato il grande capitano della primavera del Padova, e il portiere di quella primavera del Padova era Luca Boscolo, che tu in allenamento spesso battevi. Diciamo di sì, tante volte l'ho anche battuto alla sua sinistra, questa volta me la sono sentita di calciare lì, forse lo sapeva, ma forse anche fortuna, diciamo, ha trovato l'angolo giusto e me l'ha parata. È stato protagonista in negativo oggi, non in positivo. Per un istante però tu ci hai pensato nell'occasione del rigore? Sì, ho detto cosa faccio, perché di solito lo tiro lì dove l'ho tirato oggi. Ho detto cambio angolo, lo tiro centrale, sai, sono tanti pensieri, poi anche la pausa, cambio del portiere, robe. Ho un attimo destabilizzato la situazione, però io l'ho tirato là, ero convinto di far gol. Bravo Luca che l'ha parata. Immagino un episodio già dimenticato. Ti ho visto invece al centro dell'attacco, solitamente invece ti preferisci avere molto più spazio. Sì, giocare a sinistra, sì, esatto. Oggi ho giocato davanti perché mancava anche Mirko, che era squalificato. Ho cercato di fare quello che potevo, insomma, ho dato il massimo, ho cercato di aiutare la squadra e insomma, penso di aver fatto il mio lavoro, quello che mi ha chiesto il mister, e dopo, insomma, il risultato è stato negativo, però dai, bisogna guardare avanti, insomma. Ho visto che davanti hanno perso un po' tutte, quindi il campionato è duro, bisogna andare avanti domenica dopo domenica. E noi ti facciamo un in bocca al lupo, guarda, è arrivato proprio in questo momento Luca Boscolo. Io vorrei che tu ti unissi, Luca, naturalmente, in questa bella immagine, due vecchi compagni. Sono un mio amico, ragazzi. Esatto, due vecchi compagni. Il piacere mio di fare questo. No, vabbè, mando che sorpresa. Forse avete che tiravo là? Sì, un poco. Grande sorpresa quindi per Chioggia Azzurra, ma sì, vorrei adesso grazie Marco. Ciao a tutti, ciao, grazie. Assurdo d'eroe di giornata, si sentiva che ti riconoscevo sì, un mio grande compagno e amico, ho passato una vita con lui. Niente, una partita molto molto strana, grandi svarioni, momenti con emozioni contrastanti. È andata bene perché l'abbiamo voluta tanto e ce l'abbiamo messa tutta davvero. Senti, raccontaci gli attimi del rigore. Lì devi riuscire ad avere molta molta calma dentro di te. Un po' di esperienza comincio ad averla, quindi nel momento in cui entro in questi frangenti qua, sì, la tensione è tanta, ma devi cercare di dominarla. Niente, è andata bene, lo conoscevo un po', speravo confermasse i miei ricordi sul rigore, è andata così. Anche perché è stato, direi dell'episodio, ma è stato un episodio importante perché con il trascorso poi il proseguo della partita, perché sì, loro pareggiavano in quel frangente, con loro. Sì, diventava molto difficile, è stato difficile comunque perché a parte il rigore sbagliato ci hanno provato ancora. Anche alla fine, però se stringi i denti, puoi ottenere tutto sul calcio, due uomini in meno possono anche non contare. Ti chiamo tra 10 minuti. Ciao. Alla fine sul gol? Sul gol loro c'è l'accordo con il fuorigioco, oppure l'avevo visto molto avanti, come Alberto Ballarini che si è fatto il segno della croce. Visto molto avanti, io ho sperato fosse veramente fuorigioco. Anche perché l'abbiamo presa e mi dispiaceva tanto che non è neanche protestato. Hai avuto un gesto di stizza, però sembrava quasi che non ti fosse accorto della bandierina. Io mi sono girato dalla parte che ha calciato lui, poi nell'euforia di sperare che avesse alzato la bandierina mi sono girato di quella altra parte. Okay. Perché la bandierina era già alzata prima della... Ma io non la vedevo perché avevo girato dall'altra parte. Tre punti importanti. Fondamentale, anche perché andiamo con un'altra mentalità alla prossima partita, ti dà tanta forza una partita così, e questo è il modo giusto, diciamo. Adesso sta tutto a noi, sono tre punti fondamentali, ma che possono anche non contare nulla, bisogna farne tesoro e sfruttarli, non sedersi su questi tre punti perché non hai fatto nulla. Ok, buona vita. Grazie, ciao.